Bella raga, io sono Marco Feudale e sono un liutaio e un chitarrista apparentemente. Benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music. Di solito qui parlo di liuteria, sì, non sempre. Oggi parliamo in parte di liuteria, o meglio parliamo di queste chitarre. Continuiamo la serie delle mie chitarre, della mia collezione, e recensirò effettivamente, nel senso è proprio recensirò le cazzate che ho fatto nella prima chitarra che ho costruito. Ora, prima di questo però, io vi voglio sempre ricordare che c'è il mio libro in vendita, comprate il mio romanzo su Amazon, è bello, tutto di carta, compra il mio libro. Comunque, a parte queste stronzate, vediamo se è buona la registrazione lì. Sì, mi piace, forse, penso. Spero. Vabbè, sti cazzi, speriamo che la registrazione venga bene, perché sto registrando diretto su OBS, così da avere tutto diretto nel computer. Infatti là mi rivedo, cioè, c'è il Marco, faccio ciao Marco, ce ne sono due, perché c'è quello che arriva da Droidcam, poi quello che arriva su OBS, quindi io mi rivedo due volte. Ciao Marco, passato effettivamente, perché arriva in ritardo, quindi sì, va bene, basta cazzate. Allora, sì, sto un po' cazzeggiando, stamattina ho dormito poco. Oggi parliamo di questa chitarra, questa è la prima chitarra che ho costruito e si chiama Feudo Music Dragon Wings. Incomincia la cosa... Sì, ho spostato il microfono, ci sarà un po' di rumore, sti cazzi. E questa è la prima chitarra che ho costruito, o meglio, ho costruito parte di essa, perché il manico l'ho comprato. Perché io dico spesso questa cosa a chi me lo chiede, ma è proprio un consiglio che do, e molti liutai in realtà fanno la stessa cosa, dicono, ok, non costruire tutto subito. Non conviene imparare a costruire una chitarra da zero tutto immediatamente. Impara un po' alla volta, o comunque non mettere troppa carne al fuoco. Non mettere troppa carne al fuoco può essere semplicemente anche ok, vuoi costruire una chitarra? Fanne una molto semplice. Non fare una roba super complicata che non si capisce niente, che boh robe. Falla il più semplice possibile. O comunque fai, come ho fatto io in questo caso, costruisci solo il corpo. Ora, mi ero già impratichito un pochino in alcuni dettagli, per esempio nel fare i battipenna a mano, mi ero impratichito un pochino nel setup, avevo fatto un po' di ricerche su come tagliare un corpo a casa senza avere una sega a nastro. Insomma, avevo già un'idea di quello che potevo e quello che volevo fare. Ma chiaramente ho fatto un sacco di cazzate. Allora, il manico l'ho comprato, mi ha detto abbastanza culo. Questo è un manico che ho pagato pochissimo, in realtà l'ho pagato tipo una cinquantina d'euro o giù di lì, l'ho preso da... non me lo ricordo, però è un manico bello, di acero occhiolinato, la tastiera è un bel palissandro. Certo, ci sono un po' di dettagli che non sono eccezionali, magari l'ho pagato poco perché è un pochino difettato, qui sotto c'è un piccolo difetto, una piccola scheggiatura, non dovuta a me, forse è per quello che l'ho pagato poco. Però alla fine è un buon manico, 22 tasti, i tasti non l'ho mai cambiati perché se io pensavo fossero di cupro nickel, invece penso siano almeno di silver nickel. E questa sì, ho fatto una rettifica chiaramente, il capotasto in ottone, ponte è un ponte normalissimo, ponte in alluminio che ho trovato su Amazon, penso. E pick up sono Tron Rider Generator, questi due, il ponte e il manico, e il centrale una roba cinesissima che stava in un kit. E però funziona bene, cioè se io metto un distorsione carino. C'ha il suo perché comunque, lavora abbastanza bene, quindi l'ho tenuto perché mi è piaciuto. Comunque, come mi è venuta questa chitarra? Beh, benino. Ma il metodo in cui l'ho costruita è sicuramente il metodo peggiore possibile, perché io questo ho preso un pezzo di acero, letteralmente ho preso un blocco di acero da 4 cm e mezzo di spessore, l'ho comprato da un sito specializzato e l'ho scavato con la fresatrice. Dal lato, con la dima, c'è il video da qualche parte sul mio canale. Ed è stata un'esperienza traumatica e spettacolare allo stesso tempo, perché chiaramente non è il modo migliore per tagliare un corpo con la fresatrice. L'ideale sarebbe prima togliere tutti
diciamo il grosso a mano, quindi tagliare tutto con segacci o robe del genere, magari seghetto da traforo, quello un po' più cazzutello, e poi tagliare il resto, fare la forma con la fresatrice, ma togliere per esempio gli ultimi 3-4 mm, 5 mm al massimo di materiale. Io invece ho preso, ho scavato un po' alla volta con la fresatrice, c'ho ancora i rimasugli del corpo, e però mi è venuta, quindi dai, sono soddisfatto, va bene, è venuta bene alla fine, quindi sti cazzi. Comunque, questo qua è un bel pezzo unico di acero europeo, perché io pensavo, nella mia inesperienza, dico, devo mettere un legno forte, bello tosto, perché sia mai che poi si rompe il tacco del manico, comunque la parte del corpo che equivale dove poggia il tacco del manico. Raga, sta cosa non succede, cioè potete fare le chitarre di compensato, non si romperà mai quella parte, la dovete veramente, cioè dovete, invece dovete impegnare per spaccare sta parte del corpo, non si rompe, pure nelle Gibson SG che hanno praticamente tutta la parte della tasca del manico esposta, non si rompe, insieme gliene frega un cazzo al legno, potete fare quello che vi pare, non gliene può fregare di meno. E questa, diciamo, è stata una delle, diciamo, qualcosa dettata dalla mia inesperienza, anche il fatto di fare un manico avvitato con uno spessore così alto, perché comunque qui stiamo parlando di uno spessore come una Fender Vintage, qui ci stanno 2,5 cm più o meno di spessore, è tanto, qui potevo togliere molto materiale, ma poi lo vedremo sui modelli successivi della Dragon Wings, perché chiaramente questo è un modello che voglio iniziare a proporre, produrre, proporre proprio ai clienti, ma chiaramente non esattamente identico, però diciamo che l'idea è quello di avere appunto queste specie di ali qui. Qui ho, nell'ultima versione ho fatto degli artigli, poi ho cambiato la forma della paletta, perché qui avevo un bel pezzo di legno squadrato, ho detto ok, la cosa più semplice che faccio, io no, qua non ho fatto un cazzo, ho preso una punta del trapano, ho fatto dei buchi e poi ho fatto tutto col Dremel, in un secondo momento, inizialmente l'avevo fatto con la raspa. E poi il resto è abbastanza standard, il manico non l'ho quasi toccato, la forma del manico mi piaceva, era abbastanza cicciotta, e ho fatto semplicemente la rettifica. Inizialmente aveva chiaramente altri pick up, poi li ho cambiati in un secondo momento, e aveva un'elettronica un pochino diversa, c'era qui un potenziometro push pull, ok, niente, sentivo rumori sotto, un potenziometro push pull per fare lo split dei pick up, mentre adesso semplicemente ho questi due interruttori che splittano separatamente pick up al manico e pick up al ponte rispettivamente, quindi questo è il manico, questo è il ponte, selettore a 5 posizioni e fine, e suona così. Suona bene, insomma, non è una chitarra di merda, cioè potrebbe non sembrare col fatto che ha degli errori effettivamente, però mi è venuta bene, ma conti fatti, fatemi un attimo avvicinare la pedaliera, stiamo un attimo riorganizzando la situazione, però diciamo che come chitarra mi sono divertito, e come, diciamo, lavoro, beh, ho fatto una fracca di errori, raga. Allora, intanto qui ci sono un sacco di segni del Dremel, che mi rompevo il cazzo di togliere, non è perfettamente levigata in questo punto del corpo, mentre qui sì, qui dentro l'ho levigata molto molto bene, e la finitura l'ho dovuta cambiare perché inizialmente c'era una finitura vetrificante che ho completamente sostituito con una finitura olio e cera proprio naturalissima, e ho fatto il colore un verde un pochino più scuro che effettivamente mi piace molto di più, e il battipenna è di ciliegio. Questo è un battipenna che ho fatto inizialmente, è venuto malissimo, è bruttissimo, però non l'ho mai cambiato perché è parte dell'eredità di questa chitarra e perché non c'ho voglia di rifarne un altro. Però letteralmente io questo lo potrei prendere, levigarlo un pochino meglio e verrebbe molto meglio di così, perché all'epoca non avevo una levigatrice a nastro, avevo soltanto la piallatrice di mio padre, quindi mi sono messo, ho piallato una cosa al volo, questo l'ho fatto in mezza giornata proprio al volo, finito a vetrificante a cazzo di cane,
Ma onestamente sti cazzi è bellissimo così. Non fa niente che non è proprio bello, però va bene. Questa comunque è attualmente ancora bene o male la mia chitarra principale per fare tutto quello che è power metal e roba mezzo tono sotto. Perché io ho attualmente quattro chitarre accordate mezzo tono sotto rispetto all'accordatura standard, che sono questa, l'Ibanez, l'ho fatto vedere nell'altro video, poi c'è Nemesis e Byzantium. Anche la XG, ne parleremo di quella, è accordata mezzo tono sotto, però quella è baritono. E poi basta, le altre sono o standard o un tono sotto, oppure ancora più bassa, due toni sotto. Sì, va bene, comunque mi faccio sentire qualcos'altro. Il pulito di questa chitarra è figo e suona così. Mentre questo è il distorto. Non lavora benissimo in drop, perché questa chitarra non è stata pensata per lavorare in drop, è stata pensata per lavorare comunque settata più che altro per lavorare in accordatura mezzo tono sotto e fine. Certo, abbassando un pochino la tonalità della corda si riesce a ottenere qualcosa di accettabile, ma la corda frigge troppo, perché questa è la mia principale chitarra per i lead. La maggior parte degli assoli che faccio nelle canzoni che registro eccetera li faccio con questi, perché è molto scorrevole, ha dei pick up con un suono molto tagliente, taglia molto bene all'interno del mix, mentre altre chitarre che ho tendono a essere un pochino più ritmiche e
devo effettivamente prendere altri di questi Tomb Raider Generator da mettere su altre chitarre perché sono dei pick-up fenomenali, però attualmente non ho fisicamente avuto né il tempo né la voglia né i soldi di ordinarne altri. Quindi niente, è questo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito fino a qui, questo è un video molto breve sulla Dragon, quindi spero sia venuto breve, e nel prossimo parliamo di un'altra chitarra che in realtà non vi ho quasi mai fatto vedere. Bella raga, alla prossima!